L'orienteering è un valido strumento di educazione. Permette lo sviluppo multisensoriale e favorisce l'apprendimento di geografia e geometria necessarie per la pratica di questo sport. Per questi motivi può essere considerato un insegnamento alternativo e particolarmente adeguato per lo sviluppo di percorsi scolastici interdisciplinari che tocchino diverse materie. Proprio per questo, nelle scuole di primo e secondo grado sono poste in essere una serie di iniziative legate all'orienteering. Dal 1987 la disciplina ha ottenuto il pieno riconoscimento dal Ministero della Pubblica Istruzione ed è entrato ufficialmente nelle scuole. Ciò ha permesso anche l'avvio dei giochi sportivi studenteschi. Attualmente la Federazione Italiana Sport Orientamento promuove eventi dai grandi numeri. Sono circa 10.000 gli studenti coinvolti, un dato che colloca la disciplina al quarto posto nazionale nella graduatoria degli sport praticati all'interno delle scuole. Un esempio su tutti, i campionati mondiali studenteschi svolti nel 2011 con ragazzi delle scuole superiori. Ben 1.500 atleti provenienti da 40 nazioni si sono sfidati nei boschi trentini. Quali sono le finalità educative? L'orienteering è senz'altro una disciplina ludico-sportiva, ma anche un'attività interdisciplinare che coinvolge gli studenti attraverso un percorso formativo in una operatività finalizzata alla realizzazione di un rinnovato rapporto uomo-natura-territorio che porta a vivere lo spazio in autonomia e sicurezza personale. La valenza interdisciplinare è legata al rapporto tra studio e pratica, all'utilizzo del territorio nella sua interezza come ambiente formativo e alla rappresentazione miniaturizzata di grandi spazi e superfici naturali. Quindi è possibile determinare le finalità didattico-educative in ambito antropologico, linguistico, scientifico. Inoltre si possono definire gli interventi nelle aree formativo-educative come quella cognitiva, socio-affettiva e psicomotoria.